lo zinco è un elemento essenziale per la vita umana. Lo zinco è presente in tutte le parti del nostro corpo, negli organi, nei tessuti, nelle cellule, nel fegato, nei globuli bianchi. È di vitale importanza per molte funzioni biologiche e svolge un ruolo fondamentale in più di 300 enzimi nel corpo umano. Nel nostro organismo ci sono circa 2 o 3 grammi di zinco. I bambini che crescono hanno bisogno di zinco, gli adolescenti, gli stessi adulti necessitano di zinco per mantenersi in salute, le donne incinte, le madri in allattamento, gli atleti, i vegetariani e gli anziani, soprattutto in maggiore quantità. Lo zinco è un elemento importante per la fertilità e per la maturità sessuale degli individui. Nei maschi lo zinco è importante per la riproduzione, per la fertilità e per i normali livelli di testosterone e per la produzione di spermatozoi. Nelle femmine lo zinco aiuta a regolare il ciclo mestruale, soprattutto nelle adolescenti. Ogni cellula necessita di un'adeguata quantità di zinco per nascere, crescere e per riprodursi. Lo zinco è un elemento importante per la crescita, per l'altezza, peso, per lo sviluppo di tutte le ossa e di tutti gli organi dei neonati e degli adolescenti. Senza lo zinco vi possono essere gravi problemi di crescita e gravi disturbi. Creme di zinco, ad esempio la pasta di Hoffmann, sono usate per lenire le dermatiti da pannolino nei lattanti. Per gli adolescenti, invece, le creme a base di zinco sono utilizzate per curare l'acne. Viene utilizzata anche per la psoriasi. Troviamo aiuto dallo zinco nel curare le ulcere e le piaghe da decubito degli anziani. Lo zinco è un elemento importante per numerose funzioni del nostro corpo, per il gusto, per l'olfatto, per lo sviluppo del pensiero e per moltissime attività del nostro sistema nervoso. Ogni cellula durante la sua vita nasce, si riproduce, si divide e muore. Senza lo zinco, qualsiasi cellula del nostro organismo risulta essere incapace di dividersi. Lo zinco è un elemento di vitale importanza per il sistema immunitario. Infatti, con un basso livello di zinco, i linfociti non sono in grado di riconoscere e combattere certe infezioni. Un aumento del livello di zinco si è dimostrato efficace nella lotta contro la polmonite, la diarrea e le infezioni. Alte concentrazioni di zinco si trovano nella retina. Lo zinco ha un ruolo fondamentale nella cura e prevenzione della macula che porta alla perdita parziale o totale della visione. Può anche prevenire lo sviluppo della cataratta. Lo zinco è un elemento che trova un vastissimo uso nella cura delle ferite, delle ustioni e nei tagli. Fasce imbevute di zinco, come questa, vengono utilizzate dopo distorsioni di caviglia e di ginocchio per curare la sottostante infiammazione degli atleti. Lo zinco è vitale per la pelle, per i capelli e per le unghie. Shampoo a base di zinco aiutano a curare la forfa. Da dove ricaviamo lo zinco? Lo zinco lo ricaviamo dal nostro cibo. Le principali fonti sono la carne rossa, il pollame, i frutti di mare, i cereali integrali e i latticini. La carenza di zinco è un grave problema nei paesi in via di sviluppo. Viene considerata come la quinta causa di morte e di malattia. La carenza di zinco è comune anche in molte aree della terra e nei terreni agricoli di tutti i continenti. È causa di insufficienza nei raccolti e perdita nell'allevamento del bestiame. Nei paesi industrializzati si possono osservare casi di carenza di zinco. I sintomi più comuni includono pelle secca e ruvida, capelli opachi e deboli, unghie fragili e macchie bianche sulle unghie. Le carenze di zinco includono anche ridotto gusto e olfatto, perdita dell'appetito, sbalzi di umore, scarso adattamento al buio, frequenti infezioni, ritardata guarigione delle ferite e infine dermatiti e acne. La dose giornaliera raccomandata di zinco è di circa 10-15 mg. Nei casi di carenze di zinco si può fortunatamente ricorrere a preparati vitaminici contenenti zinco che possono supplire le nostre carenze. Eventuali e fortunatamente rari eccessi di zinco nel nostro organismo possono portare a effetti collaterali minimi,
o comunque a disturbi transitori e risolvibili. Lo zinco risulta essere un importante elemento per la vita di tutti i giorni.